Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete. Andiamo a vedere cosa succederà entro 7-8 giorni in amore. Quindi, sia che tu sia da sola, sia che tu abbia una persona di interesse, va bene? Andiamo a vedere che succede in questi 7-8 giorni. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, cosa succede nei prossimi 7-8 giorni in amore? Video sempre valido, ovviamente, no? Dal momento in cui lo vedete. Ok. Vediamo un po', Ariete, per le mie ragazze, i miei ragazzi dell'Ariete, cosa succede nell'amore in questi 7-8 giorni? Allora, vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze, i miei ragazzi dell'Ariete. Asso di bastoni, ragazze mie, qua io vedo un'opportunità che arriva in amore. Se stai da sola, io qua vedo un'opportunità che arriva 100% in questi 7-8 giorni, ok? L'opportunità di un nuovo inizio, per iniziare qualcosa. Se hai una persona di interesse, io qua vedo comunicazione da parte della tua persona di interesse. Oppure sei tu che ti fai avanti con qualcuno o qualcosa, se sei da sola, ok? Io qua vedo comunicazioni. Comunicazioni. Tre di denari, sì, comunicazioni per vedersi, per creare un incontro, per stare insieme, per fare un incontro. Sì, io qua vedo comunicazioni per un incontro, nuove opportunità d'amore per un incontro. 100%. Ok, andiamo a vedere quindi come si sviluppa tutto questo. Quindi, per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, cosa succede in questi 7-8 giorni? Cosa succede? Ariete. Amore. Allora, vediamo che succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi dell'Ariete in questi 7-8 giorni in amore. Ragazze mie, paggio di spade, 8 di bastoni. Qua ci sono comunicazioni e avanzamenti in amore. Comunicazioni che stavate aspettando, comunicazioni per fare qualcosa, viaggi, spostamenti, avanzamento nell'amore. Vediamo un poco. Allora, energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, energia futura, energia passata. Energia futura e conclusione dell'energia futura. Qua abbiamo 8 di bastoni, cavallo di coppe, ragazze mie, paggio di bastoni, 8 di coppe, 4 di bastoni. Allora, qua io vedo un incontro 100%. Che se non si è potuto dare prima questo incontro, c'è stato un allontanamento. Io vedo un incontro 100%, uno spostamento, un avanzamento d'amore nei tuoi confronti. Va bene? Io qua ti vedo che anche tu hai lottato per questo incontro o comunque sia volevi questo incontro. Se non c'è nessuno, ragazze mie, qua arriva l'amore. Eh? Cavallo di coppe, 8 di bastoni. Va bene? Che tu stavi aspettando. Ok. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Ariete, energia attuale nell'amore, io qua ti vedo con la giustizia. Cioè, c'è la giustizia, io qua ti vedo che hai messo in ordine la tua vita e soprattutto ti vedo fare delle scelte giuste prima di tutto per te stessa. Ti vedo fare delle scelte giuste soprattutto per te stessa o per te stesso con la giustizia qui. Andiamo a vedere l'energia positiva. Re di bastoni, qua ci sei tu. Allora, ragazze mie, ti dico che tu stai facendo le scelte giuste prima di tutto per te stessa o per te stesso. Ti sei messa sul piedistallo, ti sei messo sul piedistallo e ti dico anche che tutto va a tuo favore in questi 7-8 giorni nell'amore. Qua c'è anche una persona che fa le scelte giuste nei tuoi confronti, ci mette l'impegno, ci mette lo sforzo. Se non c'è nessuno, e qua vedo la persona 100%, vedo tu che ti apri all'amore, tu che sei ricettiva, ricettivo, va tutto a tuo favore, te la giochi, te la sai giocare bene. Se qua c'è una persona a tuo interesse, io qua vedo che qui questa persona va tutto per te. Vediamo il blocco qual è. Asso i denari, sì. Allora, io qua vedo che non arrivavi, se sei da sola non arrivavi ancora a vedere una persona alla tua altezza, parliamoci chiaro, va bene con l'asso i denari qui. O è possibile che le situazioni lavorative abbiano un po' inficiato la situazione sentimentale fino a questo momento perché tu ti sei dedicata o dedicato soprattutto a veder fruttare la tua parte lavorativa o le scelte giuste in funzione prima di tutto di te stessa o di te stesso. Se c'è una persona, io qua vedo che tu non arrivavi ancora a conseguire un'opportunità con questa persona importante.
Sì. Andiamo a vedere il passato. 7 di bastoni. 10 di coppe. Io qua vedo che tu hai dato un ultimatum a qualcuno, hai messo le barriere a qualcuno e ti sei, diciamo, impoderata o impoderato. Perché? Perché non arrivavi a conseguire un'opportunità vera, reale con questa persona con cui probabilmente c'era una felicità, poi però tu volevi di più, vedevi questa persona un po' sulla difensiva e quindi tu, diciamo che hai fatto la scelta di metterti alle spalle o comunque sia di alzare le barriere o dare un ultimatum a questa persona. Oppure ci sono state delle difficoltà per avere qualcosa di concreto con una persona. Se tu invece sei da sola, da solo, tu hai messo la priorità sulle tue cose. Io qua vedo che è come se vuoi una persona alla tua altezza e ti sei dedicata anche alla tua famiglia, ai tuoi amici più stretti, però finché non incontravi una persona alla tua altezza hai messo le difese. Vediamo che succede quindi nell'amore per Ariete, 7-8 giorni. 6 di coppe. Qua l'amore rientra, eh? La luna. 10 di bastoni. Allora, qua rientra in scena. Allora, per alcune di voi rientra in scena una persona del passato. Rientra in scena una persona del passato o una persona con cui ci sono stati degli ultimatum. 6 di coppe, ti vedo con dei dubbi e qua vedo il 10 di bastoni perché sei stanca di non avere mai quello che vuoi, va bene? O di non aver avuto riscontri di quello che volevi con questa persona. Ti vedo un po' stanca, stanchezza qui. Quindi, per le ragazze nuove, scusami, per le ragazze invece ragazzi che sono singoli, io qua vedo che l'amore entra. C'è un 6 di coppe qui, l'amore torna a fluire, però ti vedo un po' dubbiosa o dubbioso, un po' di paure, sei la luna e il 10 di bastoni, un po' di paure che ti possono generare pesantezza rispetto, perché magari non è una persona che non sei ancora convinta, convinto che è la persona alla tua altezza, però entra, va bene? Entra. Io qua vedo che qua, se tu hai già una persona di tuo interesse qua, questa persona vuole, e la situazione stava bloccata, questa persona ti vuole parlare per recuperare la connessione 100%. Ci sono un po' di dubbi e paure, tue incertezze, per il fatto che tu vai a prendere la decisione giusta nei confronti di questa persona perché non sai se questa persona ti può dare quella stabilità che tu hai richiesto, magari gli hai dato un ultimatum. Andiamoci a vedere comunque qual è la tua energia rispetto all'amore in questa settimana, in questi 7-8 giorni, per le mie ragazze, i miei ragazzi dell'Ariete. Di coppe, sì, tu vuoi un cambio. Tu vuoi un cambio, sì, qua c'è 4 di coppe perché sei insoddisfatta dall'attitudine di una persona. Se invece è una persona nuova, qua sei aperta al cambio. Seppur non sei magari del tutto convinta, questa può essere una persona giusta. Vediamo qual è in questa settimana, ovviamente, no? L'energia della tua persona di interesse in questa settimana, o quella che può arrivare. 9 di spade, questa persona è preoccupata. L'energia della preoccupazione, o perché rientro in scena, è preoccupata questa persona. È preoccupata perché vuole un cambio con te, anche tu vuoi un cambio. È preoccupata perché ci possono essere delle questioni che appesantiscono o hanno appesantito, perché è preoccupata perché ti vede sulla difensiva, ti vede perché al tuo positivo ci sei tu, prendi bastoni, Ariete, prendere decisioni per te stessa prima di tutto, o per te stesso. Vediamo qual è la sfida per te in questa settimana, in amore. La papessa, avere pazienza. La papessa ci dice avere pazienza, agire d'intuito con la persona che arriva o la persona di tuo interesse, perché qua si aprono le comunicazioni. Questa persona vuole un incontro, qualcosa, collaborare insieme, però ci possono essere delle preoccupazioni inerenti al fatto, questa persona ha buone intenzioni, eh? Infatti la sfida è avere pazienza con la papessa. Ci possono essere delle questioni che pesano. Andiamo a vedere un attimo. Di chiarire. Sei di coppe.
Sei di coppe, sei di coppe, 100% è una persona che già conosci, conosci benissimo. Sì, me lo ribadisco, una persona che conosci benissimo. La luna. 9 di coppe. Non sai se questa persona ti dà la felicità questa volta. Cioè, è come se ci sono un po' di dubbi e incertezze rispetto al fatto che questa, non sai se questa persona ti dà la felicità come la vuoi tu. Alcuni di voi è una persona del passato, comunque sia una persona che conoscete benissimo. Il 10 di bastoni. Asso di bastoni. Ti costa avere un nuovo inizio con una persona del passato che già conosci. Ti può costare questo, oppure può costare vedersi. Asso di bastoni. Può costare vedersi col tre di denari in questa settimana. Questa persona è preoccupata perché ha paura che tu lo mandi a benedire. 8 di coppe. E vediamo un po' che cosa ci dice l'oracolo. Anzi, prima voglio mettere una carta conclusiva. Oppure dei piani devono essere posticipati alla settimana successiva, tant'è che la sfida è la papessa, cioè abbi pazienza. Ok, vediamo. Sei una persona nuova, ragazze mie, ti può costare aprirti, però la sfida è abbi pazienza perché questa persona ti può dare quello che ti serve. Andiamo a vedere qual è la carta conclusiva in questa settimana. Due di spade, infatti vedo pensare, pensare, pensare. Cosa viene dopo il due di spade? Sì, la forza. Allora, qua ci possono essere dei piani che vengono rimandati. Qua c'è la voglia di recuperare un rapporto con la forza. E si sta pensando come fare. Può essere tu o la tua persona di interesse. La forza ci parla proprio del recupero del rapporto. Al di là dei dubbi, delle paure, delle certezze, vedi, c'è pure il 10 di coppe qua, che c'era già qua. Magari c'erano degli intoppi, delle problematiche, degli ostacoli riguardanti a questa concretezza tra tutti e due. Qua io vedo da entrambe le parti che si vuole andare incontro a una riuscita. Vediamo come che cosa dice l'oracolo. Ariete. 7-8 giorni, Ariete. Al mare, sì, con calma le cose si risolvono. Magari se avete dei piani o se questa persona ti propone dei piani nei giorni successivi al mare, poi ti verrà svelato qualcosa, tutto ciò che brilla, ti renderai conto di qualcosa. Sinfonia incompiuta, che questa persona vuole fare delle cose con te. Sinfonia incompiuta, qua c'è flessibilità, vi viene richiesto di essere flessibili se dei piani si devono posticipare o qualcosa. Qua c'è una persona che vuole recuperare il rapporto, un'altra persona o tu questa qui o questa qui ha dei dubbi riguardanti a questo. Ci possono essere delle situazioni che sono stanche per un nuovo inizio, magari tu vuoi questa nuova opportunità che non si è potuta dare prima per degli ostacoli. Ti dicono abbi pazienza perché ciò che E tu stai intuendo e il recupero del rapporto da parte di questa persona perché tu eri insoddisfatta e volevi un cambio. Questa persona è preoccupata e magari non si può fare in questa settimana un incontro, qualcosa per parlarsi. Ti verrà svelato che c'è qualcosa di incompiuto tra di voi che si deve compiere e ti viene chiesta della flessibilità. Va bene? Ok, ragazze mie, questo è per i prossimi 7-8 giorni, poi andiamo a vedere che cosa succede, no? Quindi, ragazze e ragazzi, io vi abbraccio profondamente, vi ringrazio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!